Buonasera, benvenuti, grande serata, grandi approfondimenti, faremo luce sul caso Acerbi che abbiamo intervistato, quindi vi invito a seguirci perché tra poco vi faremo vedere l'intervista realizzata dal nostro Michael Cuomo, dove Acerbi dà la sua versione dei fatti e prende una posizione molto chiara e netta, quindi ci sarà molto da andare a capire, indagare, analizzare, rivedremo anche le immagini di quanto accaduto con Juan Jesus in questo momento e cercheremo anche di capire cosa può succedere, perché Acerbi tra l'altro oggi è stato rispedito a casa dal ritiro della nazionale, quindi c'è stata anche una presa di posizione in merito, cerchiamo di capire cosa può fare anche l'Inter in questa situazione, vi mostreremo anche un caso precedente che c'è stato in Serie B molto significativo per capire i meccanismi della giustizia sportiva, ma non solo questo, ci saranno tanti argomenti legati anche al Milan e alla Juventus. Do il benvenuto a Mauro Suma. Buonasera. Guido Tolomei. Buonasera a tutti. Nicola Schira. Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti. E Leonardo Martinelli. Adesso arriva anche Fabrizio Biasin, che sapete... Beh, adesso è un po' ottimistico. Lo so, mi hanno assicurato, mi hanno detto, ma figurati che partendo alle 8.30... Io che conosco le abitudini della casa... Sarà sicuramente qui... Adesso è un po'... Tu dici che... È una visione celestiale. È là che lavora come una un chimera, pazzo, non lo so. Però adesso non lo ripeterei. No, diciamo a breve. Appena possibile e appena possibile vi facciamo vedere anche l'intervista che ha realizzato Michael Cuomo. Prima però vorrei vedere con voi le immagini di quanto accaduto, partiamo da lì e poi andiamo passo passo su tutto quello che è accaduto dopo, ieri sera, oggi, e arriveremo anche all'intervista di Acerbi. Allora, vediamo le immagini insieme, perché sosteneva ieri durante la giornata di campionato. Poi vedete, c'è una sorta di chiarimento tra arbitro e giocatori e poi Acerbi lo allontana. Va da Juan Jesus, indica Turam. Come per dire, probabilmente... Ho un compagno di squadra. No, credo che ce ne ho compagni di squadra. Beh, si vede proprio che indica Turam che gli passa davanti. Come per dire, non. Poi... Qua secondo me non si tratta tanto di capire... Cioè, Acerbi è razzista? Con in priorità no. Ma no. Assolutamente no. Francesco Acerbi è un bravissimo ragazzo. Infatti, ma si vede. Io non lo conosco, però si vede. È un bravissimo ragazzo che ha avuto delle esperienze di vita anche forti, molto dure. Io lo conosco bene, è un bravo ragazzo. Io non, nulla contro Francesco e mancherebbe altro. Ieri probabilmente gli è scappata una parola nell'adrenalina della partita, non lo so, quello che posso intuire che fa bene, io. Che eh. Fa bene, no, aspetta, Mauro, finisco. Che fa bene a pagare nel caso, evidentemente. Per carità del cielo, però ecco. Non voglio sminuire. Se c'è un episodio per il quale deve pagare, paga. Certo, se non c'è. Parlavo dell'essenza, della natura della persona, del ragazzo. Quindi, secondo me, il linguaggio del corpo che vedo qui nel suo tentativo di chiarirsi con Juan Jesus fa trasparire che forse qualcosa prima però è stato fatto. Però dai, non prendertela, ero sopra pensiero, lasciamo perdere, mettiamoci una pietra sopra. Insomma, questo credo di intuire dalle immagini. Soprattutto l'atteggiamento di Juan Jesus con l'arbitro prima e dopo sembra essere di una lucidità estrema. Non è andato fuori di testa. Non voleva la cacciara. Esatto, no, si è proprio sentito colpito per una cosa totalmente inaspettata, che tutti conosciamo Acerbi obiettivamente, e quindi questa cosa qua lo ha sconvolto in un modo pacato e l'ha detto. Secondo me Acerbi si è reso conto di aver fatto una fesseria, ha cercato di risolverla lì, ma quello ha detto: ma cosa vuoi risolverla lì? O ti scusi ufficialmente, ma così, ecco, così non puoi risolverla così con una braccia. E arriviamo secondo me anche a quello che succede dopo però la partita. Frena, Juan Jesus, non rincara la dose. Ecco. E questo è brutto, perché eh? Non lo so, non lo, lui vuol non dire vuole, che ha parlato però lui con non qualcuno, voleva, eh? Lui non voleva la cacciara. Dai, si è preso paura dopo, dai. Lui è sempre stato molto soft. Riaffermo quello no? che ho detto ieri sera, ero qui in diretta, in presa diretta. A me è sembrato che Juan Jesus fosse molto lucido
e fermo in campo, così come lo è stato fuori. Non voleva spettacolarizzare. Non voleva esagerare lui. Ma... Non voleva spettacolarizzare, perché spesso viene spettacolarizzata questa brutta piaga. Non la voleva spettacolarizzare. Quindi ha pensato anche lui, va bene, ce la siamo vista in campo, ho parlato con l'arbitro, basta. Non penso che ha capito male, non penso che si sia inventato nulla. Ma non è che fanno i regolamenti i calciatori. No, hai ragione Leonardo, infatti. Allora, sinceramente, scusate, nel post partita lui dice una cosa che abbiamo poi chiarito campo, in campo e resta lì. Allora, ma non lo è, come abbiamo detto anche oggi, non è che il fatto che lui dica finita lì, allora esime dalle responsabilità il giocatore. No, perché anche perché ci saranno altre persone a casa che invece si sono sentite offese, che Acerbi non lo conoscono e che quindi delle sue scuse a Juan Jesus se ne fanno fino a un certo punto. Però secondo me... Sì, poi non è che Acerbi è andato col megafono, cioè nel senso che però, il conto è se Juan Jesus si sente toccato, quello però a casa... Però, oggi come oggi, su questo, a torto o a ragione, non siamo qua per discutere questo, si sono fatte delle cose chiare. Proprio per evitare che ci siano le interpretazioni. Secondo me diventa più interessante e scusate un attimo però, sì. No, perché non vorrei che ci fossero fraintendimenti. No. Sulla lotta al razzismo non ci sono dubbi che si fa in maniera... siamo tutti a favore della lotta al razzismo. Quello che sto dicendo è che è stato creato uno schema tale per cui non c'è più l'interpretazione secondo cui se te lo dice un amico con un amico e allora è meno grave. È grave, punto e basta. Certo, perché la parola comunque ha un punto, suo significato. Fine. Ha un peso specifico, così come, a prescindere dal contesto. Così come quando il tifoso lo urla e diciamo non va bene, certo. Quando viene utilizzato in qualsiasi contesto, certo. Non va bene, non va più utilizzato. Non va più utilizzato. Ma anche se scappa non va bene, cioè se scappa appunto, uno può chiedere scusa. Bene, non sei razzista, bene, ma paghi le conseguenze a seconda della situazione in cui sei coinvolto e delle regole che ci sono sul campo, con respect. Tutto il resto si fa su una roba pazzesca, infatti, sul razzismo, e tra due giocatori si dicono così. Se verrà acclarato, lui pagherà, verrà squalificato, salterà tutte partite, prenderà una multa. Il problema poi è stata la caccia alle streghe del giorno successivo, perché è passato Acerbi, io che conosco da 15 anni, sono cresciuto con Francesco, sono stato a casa sua, eccetera. Francesco Acerbi è un ragazzo molto ruspante, ma non è un razzista, quindi è un ragazzo che ha sbagliato. Pagherà, mancherebbe altro, sono d'accordo con quello che dicevate, però attenzione poi a sfociare in problematiche serie, perché il razzismo è una piaga serissima sociale, quello che accade in campo quando spesso si dicono tante cose tra i calciatori in un l'altro, anche insulti, perché noi sempre siamo toccati sul razzismo quando ci sono giocatori di colore, quando viene detto a uno zingaro viene fatto finta di niente. Ieri sera la stessa cosa invece, però non è trattato la stessa cosa, secondo me sarebbero da trattare anche questa è la stessa cosa. Tu dici che c'è stata la caccia alle streghe del giorno dopo, perché si è lasciato campo libero alla caccia alle streghe. Infatti volevo arrivare anche a questo. Ieri sera nel post partita, ieri sera andava chiusa, ieri sera noi abbiamo detto adesso ci si aspetta quantomeno una presa di posizione subito allora, che però è arrivata allora, oggi si è pensato che Juan Jesus ha fatto la testimonianza all'arbitro, l'arbitro ha sentito Acerbi, in qualche modo era chiusa lì, come dice Leonardo Juan Jesus non ha rincarato la dose fuori dal campo nell'intervista post partita e quindi vabbè andiamo avanti. Invece lì bisognava capire che poi sarebbero intervenute le moviole televisive, tutte le trasmissioni della sera, lì bisognava portare Francesco Acerbi, come è andato Juan Jesus, davanti alle telecamere dopo la partita, subito. Sì, infatti l'attesa poteva essere questa, cioè da un certo punto noi che stavamo vivendo in diretta al post partita ci aspettavamo che o un comunicato dell'Inter o, sarebbe stato anche meglio, come dice Mauro, il giocatore stesso si presentasse, il giocatore con un dirigente dell'Inter a chiarire che cosa è successo. Il comunicato di oggi dell'Inter a me scade nel ridicolo, perché dice sentiremo, interloquiremo col giocatore e poi vedremo se prende provvedimenti. Ma devono farlo ieri sera, anzi io credo che l'abbiano fatto ieri sera con l'esperienza, diciamo tutti sempre, ovviamente, questo è stato chiesto anche ad Acerbi, adesso vi faccio sentire che i dirigenti dell'Inter sono i più esperti, i migliori, ed è vero. Figurati se ieri sera sono andati a mangiarsi la pizza senza parlare. Però il dubbio che a me è venuto quando poi oggi il primo virgolettato da carta stampata che ho letto è quello di Pastorello,
sembra un po' come quando succede qualcosa, allora tu dici non parlo, parla solo il mio avvocato, io non parlo. Cioè come se avessero detto non dire niente. Appunto, esatto. Parla chi ti rappresenta, in bene o in male, ok? Cioè sembra quasi che non è che sia stata un... non ci abbiamo pensato, ma proprio un non fare così. Allora, cioè, vai a parlare, comunicato la società, fai parlare, dato che magari non tutti hanno letto il comunicato dell'Inter, vi leggo cosa è stato scritto sul sito ufficiale attorno alle 2 del pomeriggio, quindi comunque è passato del tempo dai fatti di ieri sera. FC Internazionale prende atto del comunicato divulgato dalla FIGC in relazione ai fatti che hanno riguardato Francesco Acerbi durante la gara di ieri sera contro il Napoli e del fatto che FIGC e Acerbi abbiano convenuto la non partecipazione del calciatore alle prossime 2 amichevoli della nazionale in programma negli Stati Uniti. FC Inter si riserva quanto prima un confronto col proprio tesserato al fine di far luce sulle esatte dinamiche di quanto accaduto ieri sera. Ricordiamo che l'Inter in questi anni ha sempre alzato giustamente la bandiera, cioè, nella battaglia del contro. Io dico una cosa, Claudio, io non voglio fare il maestro di cerimonia, anche perché i tempi sono stretti, convulsi, la partita, il post partita. Beh, certo, non è una situazione il giorno dopo c'è la nazionale, però io prima di mandare il mio giocatore in nazionale con il caso aperto intervengo prima, perché comunque non è meraviglioso che anche in assenza di una pistola fumante, perché non c'è, la nazionale rimanda indietro il tuo difensore titolare, tu parli dopo questo episodio, tu parli dopo l'episodio della nazionale, non dopo la testimonianza di Juan Jesus. Cioè, sì, per rispetto istituzionale aspetti la FIGC, però tu, non lo so, o lo accompagni il tuo giocatore o chiarisci prima e magari gli dici senti, stai qua, parliamo noi con la nazionale. Cioè, non lo so, la giornata di oggi è stata una giornata in cui gli episodi sono stati subiti più che guidati. Vi faccio vedere anche il comunicato della FIGC, così abbiamo il quadro quasi completo, perché poi vi voglio far vedere anche altri documenti importanti. Allora, la FIGC scrive: dal resoconto del difensore nerazzurro, in attesa che venga ricostruito quanto avvenuto nel rispetto dell'autonomia della giustizia sportiva, è emerso che non vi è stato da parte sua alcun intento diffamatorio, denigratorio o razzista. Si è comunque convenuto di escludere Acerbi dalla lista dei convocati per le prossime 2 amichevoli in programma negli Stati Uniti per garantire la necessaria serenità alla nazionale e allo stesso calciatore. Quindi però anche Federcalcio dice: dai, è un cortocircuito questo comunicato. Dai. Perché scusatemi, uno che dice non c'è stato alcun intento diffamatorio e razzista è sano come un pesce, non è infortunato, non mi risulta che sia così. Questo si chiama cerchio bottismo. È così, è un colpo al cerchio, un colpo alla volta. L'intento però è sbagliato. Tu puoi anche dire una cavolata senza avere l'intento. Certo. Tra poco vi faccio sentire anche cosa ha detto Acerbi su questa decisione della Federica. Quindi si è pentito di aver detto questo pur senza intento, quindi meglio che per sei tasti a casa. La FIGC si lava un po' le mani. Non ha, magari è successo qualcosa, magari no, lui dice di no, non lo so. Comunque non c'è l'intervista. Ci vediamo la prossima volta. La vuoi sentire? Ecco, l'intervista di Michael, io voglio sentirla. Vuoi sentire Acerbi? Perché continua a leggere la clamorosa versione. No, ti accontento subito. Ti accontento subito, voglio accontentarti subito. Pubblicità. No, perché pubblicità? No, è il direttore. Se ti dico subito. Il direttore faceva subito. Io non dico mai bugie. Andiamo a sentire Francesco Acerbi. Oggi è tornato appunto a Milano dopo la decisione della Federcalcio. Michael Cuomo era lì a aspettarlo e sorprendentemente Acerbi parla. Sentiamo. Sei dispiaciuto, Francesco? Ciao, Checco. Attenzione. Sì, ma passa. Facciamo un bel baffanculo al razzismo intanto. Questo è poco ma sicuro. Non ho detto nessuna frase razzista, questo è poco ma sicuro, quindi sono molto sereno. Non gli hai detto? Grazie. Che è uscito no. Temi di una squalifica lunga, si parla. Adesso lo confronterai con la squadra, con la società? Non lo so, adesso vediamo. Vado a casa. Ho avuto modo di sentirlo. No. Con Jesus. Lui ha detto: ho difeso i miei diritti nella maniera migliore.
Non l'ho sentito, però sicuramente l'unica cosa che posso dire è che frasi razziste dalla mia bocca non sono mai uscite, questo poco ma sicuro. Hai chiesto scusa a Juan Jesus? Almeno questo è quello che ha detto lui. Ha detto che tu gli hai chiesto scusa. Scusa perché si è capito anche male, perché era giusto anche chiedere. In quella cosa lì si è anche chiariti. Ha inteso lui qualcosa? Io so solo che non ho detto frasi razziste, questo è poco ma sicuro, è da 20 anni che gioco a calcio e so quello che dico. È vero che le cose di campo rimangono in campo, non vi siete comunque insultati, detti nulla di... No, è giusto che non ci sia razzismo in nessuna parte del mondo. Può capitare che in campo succedano delle cose, no? Ma succedono... Purtroppo succedono tante cose che è normale, giochi a calcio e si possono dire certe cose. Poi alla fine quando si fischia si dà la mano invece come prima o niente, come anche che è successo. Esatto. C'è solo... Francesco, mi ha dato che tu dici di non aver fatto nulla, ti dispiace aver dovuto lasciare il ritiro della nazionale? Sì. Sì, però è giusto che sia andata così, va bene così, niente da dire. Aspetta, perché dici che è giusto? Non è che è giusto, è andata così, va bene così, nel senso... Anche per stare sereno alla nazionale. Andrei a parlare con i dirigenti dell'Inter? No, vado a parlare con mia figlia. Allora, diamo il benvenuto anche a Fabrizio Biasin. Ciao Fabrizio. Ciao, buonasera a tutti. Brutta, in anticipo rispetto alle mie previsioni. È brutta questa intervista. È brutta questa intervista. Sì, mi spiace per il ragazzo, mi spiace. Se tu chiamassi uno psicologo stasera e chiedi, senti, ma se una persona in 2 minuti di intervista su una cosa sì o no, ti dice per 3 volte questo è poco ma sicuro, cosa significa? Prova a chiedere a uno psicologo cosa significa. Adesso però non come, ce ti l'ho dice, qua. Come ti dice Nicolò, lui è Ruspan. Lui no, è ovvio, Leonardo, è proprio lui è un sicurezza ragazzo, massima, mi spiace per lui. Lui è un ragazzo, come diceva Nicolò, ruspante, cioè queste sono le sue espressioni. È un ragazzo di 35 anni, però esperto, lui, un professionista. Sì, però lui è così. Ci sono quei giocatori che quando vanno a parlare nel post partita sono dei libri stampati con le cosiddette frasi calcistiche. Sì, ma questo è poco ma sicuro. Lui è uno che parla un po' così. 5 anni fuori dal calcio siamo ancora dei ragazzi. Eravamo ancora dei ragazzi. Ma io non so questo da dove salta fuori. Allora, questo è un professionista. Faccio un attimo il punto della situazione, poi magari lo riascolteremo ancora l'intervista, che mi sembra un documento molto importante, sì. Realizzato da Custodio Vistaglio. Allora, lui dice, io non ho detto nessun insulto razzista. Questo è poco ma sicuro. Questo è quello che dice lui. Nessuna frase razzista. Nessuna frase razzista. Mi sono scusato perché lui ha capito male. No, scusato non... Sì, dicono, sì, perché ti sei scusato? Scusato lo dice? Io scusato, la domanda è perché ti sei scusato? Ah, per la domanda sì, forse. E lui sì. Dice perché forse ci siamo capiti male. No, perché per quello che lui poteva aver capito, ma ha capito male. Non so, dovrei sentirla. Non so. E poi dicono, ti dispiace il fatto che... sei dovuto andare via dalla perché nazionale. Perché dici che è giusto se non hai fatto niente? E lui dice, ma è giusto così? Allora dice, ma come? Per lasciar serena la nazionale. E poi dice, per lasciar serena la nazionale. Vabbè, ora, ovviamente, in questo momento, lui è travolto, no? Dal, è nell'occhio dal caso. Del ciclone. Non è facile esprimersi, magari non si aspettava neanche di trovare giornalisti... Però, vabbè, dai. Però è una cosa che ha accettato, cioè sì, ha detto, sì, ha detto ma infatti è stato, due cose, in non è stato... che ha fatto l'intervista posata, ma non è che ha dato in escandescenze perché ha visto i giornalisti. Avrebbe fatto meglio a non parlare, secondo me. Visto che, aveva parlato il procuratore, sì. Abbiamo detto prima, abbiamo deciso il procuratore, l'Inter sì. Esce con un comunicato e dice... Ne parliamo col giocatore direttamente. Tu, giocatore, prima di parlare con la stampa, parli con la tua società. Se segui il filo logico, almeno io non ci credo per niente che non abbiano parlato ieri. Però è quello che ha scritto l'Inter, quindi segui questa consecutio. Vi faccio vedere cosa ha detto il procuratore, così abbiamo più completezza, visto che è stato citato già 2 volte.
Credo che abbia risposto Juan Jesus a fine partita che non si è trattato di un insulto o di un'offesa razzista, anche perché è stata riportata male. Lui quella frase comunque non l'ha detta. Credo a quanto mi ha detto Francesco, che è un ragazzo di grande moralità. Si sono chiariti tra di loro i due giocatori, anche se sono quelle cose che bisogna controllare al giorno d'oggi e punite se si ravvisano però i termini per farlo. Fabrizio, tuo punto di vista su questa vicenda qual è? Ma allora, ovviamente in questo momento ci sono due punti di vista diversi, no? Quello di Juan Jesus, che ieri secondo me ha dimostrato anche un certo tipo di grandezza, no? Nel senso che rispetto a quello che ha detto all'arbitro in campo, poi ha provato a minimizzare, che secondo me è un errore, perché rispetto a un certo tipo di cose non voleva, secondo me, la cacciara, non voleva spettacolarizzare, sì, la cosa. Secondo me, siccome è un ragazzo, diciamo, intelligente, ha detto facciamo un passo indietro rispetto a questa cosa. Però è anche vero che rispetto a un certo tipo di situazioni pesanti o presunte tali, minimizzare non si può, no? E quindi da quel punto di vista, tra l'altro, oggi Juan Jesus non ha detto una parola, anzi Spalletti dice l'ho chiamato ma il telefono spento, no? Quindi insomma posso immaginare che anche per lui non sia stata una giornata facilissima oggi. E poi c'è dall'altra parte Acerbi, che qualcosa ha detto, su questo siamo tutti d'accordo. Questo penso altrimenti... che qualcosa abbia detto, perché non penso che Juan Jesus all'improvviso, okay, no, si inventi. Qualcosa ha detto. Adesso tocca stabilire cosa ha detto. Io l'ho scritto stamattina, io non conosco personalmente Acerbi, però diciamo che per come lo ho imparato a vedere, no, io credo che Mauro lo conosca meglio di tutti qua tra di noi. A me è sempre sembrato... L'ho detto prima. Ecco, mi è sempre sembrato una persona vera. Nel bene e nel male, perché lui in passato bravissimo anche... Bravissimo ragazzo, sì, è spesso nei premi, nel bene e nel male, però mi è sempre sembrato uno molto diretto nelle sue cose. Quindi io mi aspetto, al netto di queste dichiarazioni prese in stazione centrale, in mezzo al marasma, che voglio dire, voglio vedere anche un altro, non so, con 10 telecamere addosso, cosa fa. Io mi aspetto da uno come lui, se ho capito come è fatto, che a un certo punto dica, vi dico come sono andate le cose. Secondo me è uno che è in grado di farla questa cosa, non fuori dalla stazione centrale, però non finisce qui questa cosa. Devo dire che qualcuno gli ha chiesto, adesso nella parte che non abbiamo montato, fermati un attimo, dici due cose, fermo. Beh, però lui sai come, cioè, lui deve avere anche probabilmente un permesso da... Ma lui era lì da solo o c'era qualcuno che lo accompagnava? Non c'era nessuno né del suo entourage né degli uffici stampa di club nazionali. Non è stata gestita bene sta cosa. Lui tornava dalla nazionale e insomma... Diciamo che è girata una soffiata sul lo fatto, so, che Fabrizio, arrivasse però, ragazzi, con Freccia Rossa da Firenze a Milano alle 17.30, però non c'era... Non dico il club, o il club o il suo entourage, manda una persona a prenderlo. Vabbè, comunque lui... Non so, però non è che gli è successo... Non so. Cioè, no, non è successo niente, non è successo niente. È stata fatta un'intervista dopo un caso... Era in grande difficoltà. Io capisco quello che dice Mauro, perché ti ritrovi le Iene... i giornalisti, questo e quell'altro. Poi secondo me lui in un modo o nell'altro se l'è cavata, nel senso che ha risposto, sì, quello non doveva rispondere. Non ci sono particolari. Però non è lì che deve avvenire la resa dei conti, se proprio vogliamo. Però voglio chiederti una cosa. Claudio, dobbiamo stabilire che cosa? Dobbiamo stabilire che cosa ha detto Acerbio, o se Acerbio è un razzista. Se Acerbio è un razzista, lo chiudiamo qui il dibattito, perché non è un razzista. Quindi... Uno che non è razzista, gli è consentito di dire no, una cavolata senza essere bollato, sì, per tutta la vita? No, beh, allora un attimo. Squalificato, perché, sì, allora, eventualmente. Basta, cioè, da una parte però, un conto è bollare una persona, e questo non una squalifica sportiva, ragazzi, è un conto. La peccetta sulla schiena è un'altra. No, la peccetta chi gliela vorrebbe dare? Oggi non mi sembra di capire. Come il mostro d'Italia, esatto, Francesco Acerbi, mediaticamente, eccetera. Tra l'altro, è giusto, bisogna far presente. Intanto io continuo a ripetere, se ha sbagliato è giusto che paghi secondo regolamenti. Bisogna ricordarsi sempre che siccome noi facciamo oggi questa cosa qua perché Acerbi è un giocatore importante di una squadra importante, ma tutte le settimane succedono cose così e nessuno dice niente. No, però prima ci ha spiegato Bonfrisco, allora, che è successa una cosa, sì, analoga a livello giovanile. Guarda, vi posso assicurare, se voi il venerdì pomeriggio prendete
come si chiamano, i comunicati sugli squalificati dei vari campionati, dai dilettanti in su. Tutte le settimane succedono. Okay. Purtroppo, però, drammaticamente, però, non è un buon motivo per... No, assolutamente no. Io sto dicendo... Io sto anche dicendo, nelle serie dilettantistiche. Io sto dicendo, anzi, a maggior ragione... Io sto dicendo che è importante non trasformare questa cosa in una questione di magliette e tifo. Bisogna punire chi sbaglia, a prescindere dalla maglietta che indossa. Però mi sembra che nessuno qui lo stia facendo. Va tutto ricondotto nell'alveo, come ha detto anche Guaiesus a fine partita, della partita, dove uno può sbagliare, se verrà acclarato e dimostrato che ha sbagliato pagherà, verrà squalificato, pagherà una multa, quello che è. Abbiamo visto allenatori dare delle testate, hanno preso 4 giornate. Tu puoi dire una cavolata che va sanzionata e squalificata? Sì, però senza essere razzista. Un conto poi, esatto, è non trasformare la cosa in un caso quasi parlamentare. Però ecco, oggi questo è giusto, ma non bisogna neanche minimizzare, perché purtroppo nel 2024 bisogna che tutti quanti abbiano allineati, molto chiaro nella loro mente che si possono dire tantissime cose si possono dire, non quelle. No, anche perché ragazzi, teniamo conto che senza arrivare agli episodi di Udine, se io allo Juventus Stadium mi alzo e arrabbiato per un gol sbagliato da Ken, urlo, ma vai a quel paese e l'insulto, mi daspano. Cioè io non entro più, nonostante abbia l'abbonamento. Quindi sai, e ritorno a bomba. Non entriamo nel merito dei pesi, di cos'è giusto. Abbiamo deciso che così è così. A maggior ragione oggi hai la possibilità, qualora venisse confermato, perché ci mancherebbe altro, siamo garantisti noi, che se lo fa un tifoso pagante e lo fa un calciatore, è la stessa identica cosa. Anzi, a voler vedere dovresti dare l'esempio, che dire, sul però ribadisco, che a patto che poi Acerbi abbia effettivamente sbagliato, ribadisco, perché qui nessuno... Ragazzi, allora, Francesco Acerbi, che è un bravissimo ragazzo, è dentro un casino. Se io sono dentro un casino e non ho detto niente... Sì, hai ragione. Mi arrabbio. Il casino intanto monta. Mi arrabbio. Sì, hai ragione. E invece sia in campo che qui, cioè non c'è la... Quindi ragazzi, però qui nell'intervista lui è fermo nella sua posizione, nel senso che lo ribadisce. Sì, ma sai quando ci si vuole, sì, ma comunque se sei innocente, Nicolò, ti incazzi diversamente. Sì, ma quando si parlano loro due, Mauro, non gli sta dicendo Enzo Tortora, hai capito quando va in galera, male, era innocente, non gli ha che detto aveva questo. Il carattere di fare Leonardo. Non gli ha detto quando si sono, lui ha cercato di rabbonirlo abbracciandoli, non gli ha detto hai capito male, mi spiace, hai capito male, non gli ha detto così, ha detto, era un po' come dire, caso scusa un momento, che cazzata che ho fatto, scusa dai, che poi è quello che poi Jan Jesus alla fine cerca di rimettere in campo. Volevo dire sul fatto che magari lo fanno anche altri, non viene enfatizzato così, quello fa parte però anche del ruolo, no? Se tu sei un calciatore dell'Inter o del Milan o della Juve, sei ovviamente più esposto mediaticamente, certo, che non... Assolutamente vero, infatti ne stiamo parlando così, ma attenzione, non è più o meno grave se lo dice uno che passa per strada o un grande calciatore. Certo. Perché se parliamo di razzismo, il razzismo è una cosa che prescinde il calcio o la squadra, sei più in su classifica o più giù in classifica. È vero, però sai anche che se sei un calciatore di Serie A ti vedono tot e ti considerano tot persone, bambini, osservatori, spettatori, se lo dici per strada a uno, purtroppo, sempre grave. La legge dei social è che quando c'è il personaggio pubblico attorno a cui si concentrano i vari branchi, poi... Tra i moralisti ci sono quelli che ne fanno e ne dicono di peggio. No, purtroppo. Scusa, ho visto, non so se avete fatto la ricostruzione del labiale, non credo. A me sembra di capire che a un certo punto lui gli dice: ma che razzista, guarda, c'è Thuram nella mia squadra. Certo. Gli dice proprio così, gli dice: guarda, no? Ma questo fa capire che è come dice lui, no? Cioè non sono razzista, ma ho fatto una cazzata. Il linguaggio del corpo, ho detto una cosa che non mi dovevo dire. L'immagine parla chiaro, cioè lui cerca di... ho detto, ma non con intento razzista, però l'ha detto. Questa obiezione che però abbiamo sentito mille volte, no? Cioè quando uno
si lascia andare a queste espressioni, poi sentiamo, ma però io non sono razzista, non l'ho detto con l'intento razzista, non volevo che è quello offendere. Che c'è scritto nel comunicato della Federcalcio. Però dico, infatti, non c'è molta via d'uscita. Ma infatti, proprio per evitare questa cosa, è la prima cosa che ho detto, non entra nel merito del... È più razzista uno che ha il cappuccio bianco. Beh, uno che ha proprio l'indole razzista. Diamo anche delle misure. Sono d'accordo con te, però abbiamo detto che qui non. C'è un regolamento tale per cui questa interpretazione. Il regolamento è una cosa. Appunto, stai scendo. Regolamento, questa differenza non la No, il regolamento no, ma nella vita quotidiana. Stiamo parlando di regolamento, certo. Quindi che lo dica uno o che lo dica un altro, a prescindere da idee, background e filosofia personale, è punibile. Sì, però oggi, qui giusto? Siamo partiti dicendo non partiamo con acerbi, certo, che gli diamo l'etichetta. Ma perché? Non dobbiamo dargli l'etichetta. Ma certamente, poi lì sta l'intelligenza delle persone. Poi, ragazzi, perché il problema oggi, secondo me, lui dove si confonde? Che quando lui dice non sono uscite frasi razziste, secondo me è come dire... Io siccome non sono razzista, quel mio modo di essere scivolato non era razzismo, era un modo di mandarti a quel paese. Esattamente quello che dice lui. È capito? Beh, lui dice non sono uscite frasi razziste. Il linguaggio, nell'ultima immagine che tu hai fatto vedere, il linguaggio del corpo è chiaro. La cosa è successa, la sensazione è questa. Poi decidiamo ciascuno di noi se... Cioè, io dubito che leggeremo o sentiremo Juan Jesus dire scusate, ho capito male. Questo non credo che succederà. È impossibile. Farebbe una figura... No, ma sarebbe assurdo che lui abbia capito male la parola, perché qui sta inguagliando un collega comunque alla fine, magari anche un amico, perché non giocavano insieme nell'Inter. Acerbi era Milan. E quindi però si conoscono sicuramente, certo. Si conosceranno sicuramente bene, no? Quindi Juan Jesus voleva risolvere la cosa con l'arbitro. Ma l'arbitro gli dice non ho sentito, non posso fare niente. È chiaro. Infatti. Comunque, anche perché se l'arbitro avesse sentito doveva buttarlo fuori. Juan Jesus voleva che si chiudesse in campo senza il clamore che poi però inevitabilmente c'è stato. Lui dice: io parlo con l'arbitro, gli ho detto quello che è successo, poi si sono parlati due e Juan Jesus ha provato in maniera anche comprensiva nei confronti del collega di tenerla in campo, però non è rimasta in campo. Secondo me Fabrizio doveva parlare, Francesco doveva parlare ieri sera subito. Questo sto dicendo, io sono d'accordo sul fatto anche il fatto di essere andato in nazionale, cioè parla ieri sera e si decide ieri sera anche se va in nazionale o no. Anche perché non credo che nell'immediato ci sia stata questa cosa. Il fatto che ci sia questa coincidenza, no? Il giorno dopo c'è la nazionale, per forza di cose poi ti porta a scontrarti anche col codice della nazionale. In nazionale, secondo me, in maniera molto... non hanno neanche pensato è vero o non è vero. Loro dicono, facciamo così. Non era meglio evitarlo all'origine? Infatti. Io mi sono permesso di dirlo oggi. Mi aspetto che questa cosa venga chiarita prima che esca il dispositivo. Poi non so se l'arbitro dirà ho sentito o non ho sentito, non credo che l'abbia sentito. Non ha sentito. Perfetto. Ma da Acerbi io mi aspetto che lui faccia una cosa un po' più ufficiale piuttosto che quella fuori dalla stazione centrale o far finta di niente, perché altrimenti rischi di farla diventare una roba fastidiosa. Quindi potrebbe essere serata arrivi... No, non lo so. Non penso. Presa di posizione... Non credo, perché poi il suo agente ha parlato oggi e l'Inter deve parlare con lui prima. E oggi non ha parlato l'Inter con lui, per cui, a meno che non l'abbia fatto stasera, ma non credo. E quindi io penso che non ci sarà in questo momento. E c'è un motivo, però, per cui questa cosa viene rimandata? Beh, lui oggi in teoria doveva essere in nazionale, poi è tornato, ma non penso che si siano... organizzati per fare questo e quell'altro. Tieni presente che in questo momento San Siro, Appiano è semideserta perché ci sono 16 nazionali e quindi penso che in questo paese... A me a volte sorprende, nel senso anche che il mondo della comunicazione basta... Fai un Teams. Poi per carità, no, magari l'hanno fatto, ci vuole tanto. Magari l'hanno fatto, ma non è dato sapere. Sicuramente l'Inter ha fatto un comunicato per dire dobbiamo chiarire la situazione.
E questo è un punto di partenza. Sì, però questo è quello che uno comunica. Dall'altra parte uno può essere sorpreso da questo tipo di gestione della vicenda, perché io mi aspetto che l'Inter voglia sapere che cosa è successo ieri, magari nel più breve tempo possibile. E forse ieri pensavano che si fosse chiusa con Jesu che diceva finita qua, sono cose di campo. Ma a proposito di questo... Scusate, saluto anche Luca Momblano che ci ha raggiunto da Torino. Ciao Luca. Ben ritrovati, ciao. Ciao a tutti. Ma prego, a proposito di questa cosa che ha detto Fabrizio, no? Che tutti, almeno il tono che c'era nel post partita era assolutamente... Cioè, Juan Jesus questa cosa non l'ha detta sbuffando, dicendo vabbè, no, l'ha detta quasi sorridendo. Allora, mia domanda per ignoranza è, ma se non fosse stata fatta la domanda a fine intervista, tra l'altro, a Juan Jesus, perché si è parlato della partita, del Napoli che recupera una partita importante, e poi, cosa vi siete detti? Ma il giornalista glielo chiede con una leggerezza? No, ma non è quello che è successo dopo, è quello che hanno visto tutti in campo. No, d'accordo, però la mia domanda è, visto che poi è stata gestita così nel post-partita, si sarebbe comunque aperto un fascicolo, tra virgolette, da parte dell'arbitro? Nel 2024, ragazzi, non sfugge più niente, cioè qualunque cosa diventa... Addirittura, a volte, poi, il fatto di non parlarne subito o dici prova a far finta di niente, si trasforma in un boomerang, perché poi magari anche un caso che non è così esemplare si trasforma Fabrizio, in una roba che sa che cosa succede. Una macchina che tu non guidi più, ma che subisci. E invece esatto. Devi pilotarla tu prima che la pilotino gli altri. Esatto. E vi faccio vedere anche quello che ha detto Spalletti. Spalletti oggi dice: per quello che mi ha detto Acerbi non è stato un episodio di razzismo. Quindi... E però anche il CT qui non ci dice cosa è successo. Anche questa frase qua non si capisce. Tutti ci dicono che non è stato. Che cosa è stato quindi? Tutti bravi a dire che non è stato. Uno che ci dica che perché Spalletti ha allenato Juan Jesus alla Roma, non lo dice chiama, Juan dice Jesus è un bugiardo. Leo. Sì. Luca. Leo, se esuliamo dal discorso di è un calciatore, è successo in campo, l'adrenalina, in generale, nella vita normale, cosa ci diremmo? Dai, lo conosco, non è razzista, cos'è stato? Questa ignoranza. Cioè, al di fuori del fatto che, ripeto, sia clamoroso perché clamoroso e comunque a ridondanza e tutto perché un calciatore avviene in campo in qualche modo viene risolta apparentemente ma poi non è così eccetera, cos'è che ci diciamo? Cioè non l'ha detto perché è razzista, parlo di una persona che può essere un nostro amico eccetera, diciamo, e cos'è? Se non è razzismo è ignoranza, in quel momento lì è partito il momento ignorante che non è accettabile ovviamente, è un attimo, però un diremmo attimo così di... la verità che non gli ha dato l'ossigeno al cervello e l'ha detto. Ho capito, però allora perché non vale per il tifoso in tribuna? Cioè, per tutti vale quel momento. No, ma che non gli tutti arriva devono essere puniti. Ma non è così. Però tutti devono essere puniti. L'etichetta di razzista è una cosa che esula da quello che stiamo dicendo qua. L'etichetta di razzista la dai a chi ha dei comportamenti reiterati, univoci, tendenti a dire questa persona vale meno di un'altra. Questo è il razzismo, sì, non è questa roba qua. Però vorrei dire una cosa invece dal punto di vista opposto, cioè... Non vuoi passare per un razzista? Non dire cose razziste. Cioè, anche questo mi sembra molto... Questa è l'ovvietà. Non sempre, ma... Mi sembra che in questo l'uomo tende a sbagliare, l'uomo è fallace per definizione. Se no saremmo delle macchine. Oppure vuoi non fare la figura del fesso che litiga qua? No, non voglio. A volte litigo qua. Vabbè, ok. D'accordo, però poi la fai la figura. Secondo me sei sulla buona strada anche stasera. Mi leggo nel dettaglio Spalletti, perché sapete che poi il pensiero di Spalletti, un conto è il titolo, un conto è quando si va a leggerlo articolato. Non vorrei mai trovarmi in questa posizione qui. Però noi abbiamo la responsabilità di uno sport importante per la nostra nazionale. Dobbiamo per forza agire, mettendo a posto e chiarendo le cose. Speriamo che lo faccia. Per quello che mi ha detto Francesco, non è un episodio di razzismo quello che lui ha fatto. È chiaro che non vorrei trovarmi in questa situazione. Allora, se non e non difendere allora... i calciatori per però, cose ragazzi... che gli vengono attribuite gratuitamente. Allora, Claudio, però stiamo su, perché sennò qui portiamo il cervello all'ammasso. E allora se poi non è un... Scusa, Luca, se non è un episodio di razzismo, lo dovevi tenere in ritiro, con te.
Però lì non dipende da Spalletti. Bisogna stare attenti ai nostri comportamenti, a tutto quello che diciamo e facciamo, soprattutto quando facciamo parte della nazionale. E quindi? È un dispiacere enorme andare a prendere decisioni per questi episodi. Anche quando denunciamo un episodio bisogna stare attenti se lo abbiamo subito in maniera clamorosa come poi è venuto fuori. Cioè, Spalletti, Spalletti non è quello che tu è la chiarezza fatta persona. Sì, di a solito, volte delle frasi un io po' io mi ricordo che qua, quando ero allenatore dell'Inter mettevamo i sottotitoli. Sì. Siamo lì. Però fatto no, sta però scusate, che... però scusa Claudio, in tutto questo... In tutto questo, Juan Jesus, cioè, diventa un soggetto neutro? Non esiste più, è solo una questione... Cioè, Juan Jesus per me, probabilmente l'avete già detto nella prima parte, non lo so, però per come è arrivato a me tutta la vicenda, Juan Jesus è l'attore protagonista ed è, ed ha avuto e ha tenuto la parte in maniera monumentale. Non Io ha fatto sceneggiata. L'ho detto ieri sera in diretta. L'ho detto non ieri ha sera fatto in sceneggiata. No, ha affrontato la questione in maniera seria, molto lucido, seria cercando di coinvolgere l'unica persona a cui doveva, per quelle che sono l'arbitro, le mansioni e i doveri di un calciatore professionista, rivolgersi, cioè l'arbitro. E ha avuto anche il modo con cui ha affrontato la vicenda, anche come l'ha detta dal labiale, monumentale. Certo. Ma in tutto ciò stiamo raccontando che non è successo niente, anche il nostro commissario tecnico, e che non ha chiamato Juan Jesus. Allora io posso dire una cosa, stimo Spalletti. No, l'ha chiamato. Ha fatto male a non chiamarlo. L'ha chiamato, ha trovato spento. L'ha chiamato? Sì. Ah, io ho capito che non l'avessi. Ha trovato spento. E allora che trovi il numero, buono. Allora, vi faccio vedere, questo è l'ultimo post, diciamo, di Juan Jesus, che risale ormai a 20 ore fa. Ho difeso la mia squadra e i miei diritti nel modo che ho ritenuto più giusto. Ragazzi, Juan Jesus... inappuntabile. È stato... Ripeto, non ha voluto spettacolarizzare la questione, cosa che poi in questo paese è successa subito dopo la fine della partita. E poi ha avuto l'intelligenza, secondo me, proprio per quello che la si nettezza. Diceva con Leonardo, che conoscendo il soggetto e sapendo che non si tratta di una persona razzista... Non dico di sminuirlo, ma di contenerlo in quello che era il loro recinto personale. E questo secondo me lo innalza ancora di più. Cioè nel non averlo urlato, perché sai, lui poteva anche arrivare indignato e non gli si poteva dire niente. E invece secondo me nel fatto che, conoscendo Acerbi, il fatto di come poi l'ha spiegata, che non è minimizzandola, ma è contenendola nel loro rapporto, secondo me lo fa ancora più grande. Allora, vi devo fermare un attimo perché devo andare in pubblicità, poi magari riascoltiamo insieme l'intervista realizzata da Michael Cuomo a Francesco Acerbi e poi cerchiamo di capire però anche l'Inter in tutto questo, che posizione può prendere rispetto al giocatore e che cosa rischia adesso Acerbi, perché partirà l'inchiesta FIGC, verrà aperto un fascicolo e la squalifica può essere molto sostanziosa, dopo la pubblicità. Bentornati. Allora, volevo... adesso vi faccio rivedere anche l'intervista, magari qualcuno non l'ha vista. Volevo rivedere anche con Biasin e Monblano però le immagini del campo, di quello che è successo, perché volevo sapere anche il vostro parere, quello che si può dedurre dalle immagini, dal labiale, la scritta... contro il razzismo che c'è sulle magliette della Serie A. E poi qua vediamo Acerbi che in qualche modo... Ma sì, dai. Vedi che gli dice Thuram. Le dice, prima gli dice, ma sì, dai. E poi dice, ma come vedi Thuram? Non gli passa davanti Thuram, gli dice, guarda. Come dire, dai, non facciamo niente. Come faccio a essere razzista se sono amico intimo di un... Cioè, vivo insieme a lui. Fabrizio? Sì, queste immagini credo che saranno anche materiale per chi dovrà prendere una decisione, perché adesso io il regolamento l'ho spulciato, credo di aver inteso che non serva poi una prova provata per arrivare a una adesso decisione. Ti faccio vedere anche un caso precedente, perché appunto la giustizia sportiva sappiamo che agisce con i propri mezzi. Volevo in sentire... questa immagine lui non gli dice, ma che cavolo dici, non ti ho detto niente. Hai capito dice, male. Ma sì, dai. Non ha detto hai capito male. È quello Monblano?
No, ma io il processo ai labiali e alle immagini, cioè l'apparenza è questa, non so se ci può ingannare. Beh, o meno. È un fatto di cronaca, so. L'immagine è un elemento di cronaca, non è un processo. No, no, sto dicendo l'apparenza dell'immagine è questa, ma non, secondo me non è qui il vulnus. Il vulnus è Juan Jesus che esprime chiaramente un dissenso, non mi sta bene, questa cosa non mi sta bene, la può dire chiunque, anche un amico, non mi sta bene, tanto più se è in una giornata anche particolare con tutto quello che noi dovremmo rappresentare come calciatori, quello che abbiamo addosso, eccetera. Per me le immagini sicuramente, lo dicevate prima, faranno parte delle valutazioni, saranno parte integrante della vicenda quando verrà valutata. A me colpisce molto di più Juan Jesus la sua incredulità, spontaneità, ma anche misura con l'arbitro. Allora volevo portarvi però, su quello però che... è un uomo colpito, sì, in quel momento, sì, lui ha detto nella sua dignità, sì, ferito, colpito e ferito ma lucido, nel senso che lui lucido. Il responsabile della partita è l'arbitro, lui parla con l'arbitro, non vuole far casino. Beh, devo dire che chi lo conosce bene ti dice, magari non è il più forte difensore della storia. Beh, del ieri calcio. Sera ha giocato bene, però. Tra l'altro ha fatto anche gol. Tra l'altro. Ma tutti quelli che lo conoscono all'Inter è stato, parlano veramente di una bella persona, cioè una persona che è fatta proprio bene. Juan Jesus. Dicevo, voglio portarvi anche su quello che può fare l'Inter e cosa può fare anche il giudice sportivo, la Federcalcio, tutto quanto. In una stagione dove Acerbi è stato protagonista già di episodi di nervosismo, il dito medio mostrato ai tifosi della Roma, di cui abbiamo immagine in grafica, già era stato insomma un segnale non proprio di buon esempio. Qualcuno aveva sottolineato, abbiamo rapidamente le immagini, col Verona, quando Henry sbaglia il calcio di rigore, lo vedete nel cerchio di Marco e Acerbi. Qui questo episodio mi fa arrabbiare, perché la panchina del Verona che ieri è montata per una esultanza consueta e normalissima di Theo Hernandez, qui... nell'adrenalina, per carità, adesso io faccio il, non voglio fare il maestrino, il professorino, nell'adrenalina si fanno anche cose sbagliate. Di Marco e Acerbi hanno sbagliato ad andare a risultargli in faccia al ragazzo che aveva sbagliato il rigore, no? Brutto. Però la panchina del Verona non mi risulta che avesse dato un'escandescenza. Cioè, parlando di Acerbi, è riuscito a girare tutto il discorso sui suoi piccoli affarucci di quartiere. No, piccolo il cavolo. Piccolo il cavolo, è stato un nostro giocatore che ha fatto un'esultanza normalissima. E lo so, ma è stato buttato dentro la cacciara in campo dalla panchina del Verona e anche in giro sui social, anche se poi dopo qualche minuto, per fortuna, hanno capito. Quella lì di Marco è una pazzia, eh. Vabbè. Però intanto perché si diceva praticamente l'esultanza di Teo Hernandez è stata da tanti interpretata come uno sfottò a Di Marco, che aveva ma in diretta durante la trasmissione maniera, durante la partita ieri qua, sì, un collega adesso io non volevo però un attimo, giusto, perché non è che uno impazzisce all'improvviso. In tanti hanno pensato, dato che era la stessa esultanza. Non era la stessa. È l'esultanza che fa ma non è la stessa. È la stessa che ha fatto. Allora, lui e Brahim Diaz. Si assomiglia moltissimo. Lui ma non vai che è una provocazione ma per lui la forza. Appunto. C'è il copyright dell'esultanza. No, ma ci mancherebbe. Lui no, però voglio spiegare perché è stata associata. Perché sennò sembra l'ha fatta. Teo e Brahim Diaz erano fratelli, spogliatoio del Milan. Il giorno prima... Brahim Diaz fa gol in Osasuna Real Madrid e fa quell'esultanza. E Teo gli risponde. La panchina del Verona ha fatto un casino, per cui l'arbitro a un certo punto... Ma io non ho capito, ma la panchina del Verona cosa c'entra con Di Marco? Non ho capito. No, la panchina del Verona con Di Marco... La panchina del Verona ha fatto casino con Teo Hernandez. Su un altro fronte, sui social, ieri... Ah, ok, vabbè, hanno sbagliato, te lo dico io, hanno sbagliato sia la panchina del Verona che quelli sui social. Perché Teo Hernandez, che può stare simpatico o meno, ieri ha fatto la sua esultanza. Ha fatto la sua esultanza, okay. Sì. E però quelli del Verona sono scattati come delle molle e hanno fatto squalificare. Cioè,
Però ecco questo, e lì invece Inter Verona vanno a esultare davanti al loro giocatore, vabbè comunque andiamo, diciamo, andiamo. Che però possiamo anche dire che lì i giocatori dell'Inter tendenzialmente quest'anno, che stanno stravincendo il campionato, vincono anche grazie a una iperadrenalina che hanno dentro, che si tramuta in gol, in evitare il gol, ma qualche volta anche in atteggiamenti, perché io l'atteggiamento di quello lì, di quello del Verona che sbaglia il rigore, io l'ho trovato tremendo, si è sottovalutato. Ma un giocatore, un tuo collega che fa un errore, è un dramma sportivo, ricordo, vai lì e gli fai così sotto al naso, per me è imperdonabile. Allora eccolo qua, così da casa lo vedono. Sono d'accordo su questa cosa, però diciamo anche che poi un secondo dopo Di Marco chiede scusa anche lui. Sì, ma dico di adrenalina, giusto per capire, vedete la panchina del Verona che in casa sua, perché pensano che sia rivolto ai tifosi, monta il casino. Poi Baroni capisce, chiede scusa, però intanto il giocatore è ammonito e salta Fiorentina Milan. Intanto. Infatti anche a sala VAR abbiamo detto, se l'arbitro avesse aspettato un attimo probabilmente avrebbe risparmiato due cartellini. No, lui a un certo punto ha visto casino tra Baroni e Teo Hernandez. Sì, ha voluto fare... Mariani è un po' fatto così. Va bene. È un ragazzo. Dicevo, questa che vedete postata anche sul profilo Instagram ufficiale di Teo Hernandez è la sua esultanza. Dato che Di Marco, dopo aver segnato il gol all'Atletico Madrid, esulta praticamente allo stesso modo. Perché mi dici che non è lo stesso modo? È uguale, sempre quella faccia. Sì, ma l'ha lì, sempre così. Fatto anche no, prima del gol di Di Marco con l'Atletico Madrid. C'è la testa piegata, è diverso. Non ce lo ricordavamo più. E anche l'espressione è diversa. Ascolta, segnato con la Roma. E anche l'espressione è diversa. Io non trovo che sia uguale. L'ho visto, le immagini oggi. Non ma è chi uguale. Se ne. Ma ragazzi. Beh, stiamo parlando bene. Di quello. No, perché il caso è montato a livello mediatico, social. Seria, una... Dovresti essere contento. Sì, sì. Va bene. Vuoi ritornare? Sulla questione Acerbi. Torniamo alla questione Acerbi, perché dicevamo, intanto bisogna capire l'Inter, una volta che avrà chiarito tutto quanto, come gestirà la situazione. Perché qualcuno ha anche parlato di un giocatore che comunque ha recato un danno all'immagine della squadra. E quindi che cosa farà l'Inter a fine stagione con Acerbi? Questo Madonna, è addirittura adesso. Viene squalificato, basta. Capisci? Basta. Capisci? Madonna, qui stiamo esagerando adesso. No, viene squalificato, finisce lì. Ma che stiamo scherzando? Adesso il regolamento, ci sono delle regole, basta, si applicano. 3, 4, 5, 10 turni, basta. Non so. La cosa vera è che bisogna capire cosa succede con la nazionale, perché se vieni squalificato per questa cosa qua rischi anche non di... Non puoi fare gli europei. Rischi anche di saltare gli europei. Se gli danno 10 giornate non puoi fare gli europei. Però è tutta una cosa che devono provare, bisognerà capire cosa dicono e cosa ci riporta. Tra l'altro prima o poi io tu credo... Tu escludi un pugno duro dell'Inter nei confronti del giocatore? Io credo che intanto... Juan Jesus dirà qualcosa prima o poi, nel senso che oggi uno dice, ma ci ha detto che doveva dire di più. Fabrizio, ho capito, finisce di non dice più niente. E che deve dire di più? Deve dire? Lui fa bene, se lui a stare ha deciso zitto di avere quello che doveva dire lì, ha detto basta, cioè non è che chiede le reti unificate. Io sono d'accordo con voi, fino a ieri poteva essere finita lì. Se lo però oggi Acerbi dice non ha detto assolutamente niente, è come dire ha inventato tu, lo dirà il procuratore. No Fabrizio, non è come dire. Cioè, se oggi Francesco non ha, di fronte alle accuse, non ha detto ma quello che cosa dice è una bugia, ma io non ho fatto niente. Non ho fatto, cioè, una frase razzista. Lui anche oggi nell'intervista in Stazione Centrale cerca di uscire con meno ammaccature possibile, di lo risentiamo, comporla. Dai, dopo la pubblicità risentiamo Acerbi con Michael Cuomo in centrale oggi. Allora, visto che l'avete citato, le sue risposte, lo rivediamo insieme. Acerbi, oggi al rientro dalla nazionale, intercettato dai cronisti, c'era il nostro Michael Cuomo. Sei dispiaciuto, Francesco? Ciao, Checco. Attenzione. Sì, ma passa. C'ha un bel baffanculo al razzismo intanto? Questo è poco ma sicuro. Non ho detto nessuna frase razzista, questo è poco ma sicuro, quindi sono molto sereno. Gli hai detto, grazie. Che è uscito, no. Temi di una squalifica lunga, si parla? Adesso non confronterai con la squadra, con la società? Non lo so, adesso vediamo. O da casa. Ho avuto modo di sentirlo? No. Lui ha detto ho difeso i miei diritti nella maniera migliore. Ma non l'ho sentito, però sicuramente l'unica cosa che posso dire è che
frasi razziste dalla mia bocca non sono mai uscite, questo è poco ma sicuro. Hai chiesto scusa Juan Jesus? Almeno questo è quello che ha detto lui. Ha detto che tu gli hai chiesto scusa. Scusa perché si è capito anche male, perché era giusto anche chiedere. In quella cosa lì si è chiariti. Ha frainteso lui qualcosa? Io so solo che non ho detto frasi razziste, questo è poco ma sicuro, è da 20 anni che gioco a calcio e so quello che dico. È vero che le cose di campo rimangono in campo, non vi siete comunque insultati, detti nulla di... No, è giusto che non ci sia razzismo in nessuna parte del mondo. Può capitare che in campo succedano delle cose, no? Ma succedono... Purtroppo succedono tante cose che è normale, giochi a calcio e possono dire, si possono dire certe cose. Poi alla fine quando si fischia si dà la mano, mi ci come prima o niente, come anche che è successo. Esatto. C'è solo... Francesco, ma dato che tu dici di non aver fatto nulla, ti dispiace aver dovuto lasciare il ritiro della nazionale? Sì. Sì, però è giusto che sia andata così, va bene così, niente da dire. Aspetta, perché dici che è giusto? È giusto, è andata così, va bene così, nel senso, anche per stare serena la nazionale. Andrei a parlare con i dirigenti dell'Inter? No, vado a parlare con mia figlia. Ma sarà un NCC. Allora, avete sentito... Dice anche, poi ogni volta che lo risenti escono dei dettagli. Colgo una frase che prima non avevo sentito, sì. In campo si dicono tante cose. E poi restano lì, come dire, vabbè. Ma non è che il campo è il Far West. È il Colosseo e poi dopo finisce tutto, eh. Il campo è il campo civile, anche il campo c'è la civiltà, quasi sempre, quando giocano dipende poi un po'. Quasi sempre dovrebbe essere la civiltà. Io ribadisco la mia visione. Secondo me lui si è lasciato scappare la parola di troppo, ma siccome sa, e a chi l'ha detta a sua volta lo sa, di non essere razzista, quella sua parola razzista per lui non è razzista perché non è un modo di agitarti, non è un modo di offenderti. Razzista. Lui continua a dire, non è una frase perché, razzista. Ribadisco, è vero, perché... è una parola, non è no, una frase. No, vabbè, ma nel senso, perché probabilmente così, nella sua testa è detta da me, che non lo sono, a te, che sei un mio amico, non è una frase razzista. Perché ragazzi, se no o uno è visionario o un altro le traveggole o no. Però il regolamento non dice questo. Certo. E quindi certo, lui, che però è un professionista, deve conoscere il regolamento, certo. Dovrebbe dire, cioè lui non dovrebbe dire niente oggi, ma il suo procuratore va a dire, ci sarà un'inchiesta, il procuratore Francesco andrà lì, dirà quello che è successo esattamente, poi se avrà infranto il regolamento verrà punito però e finisce quello, lì. Però, allora, questo deve dire un procuratore. Quello che diceva Mauro prima. Se lui non avesse detto niente, avrebbe avuto anche ma una difesa di se stesso molto più accesa, no? Ma si è visto normale. In diretta. Se tu mi accusi di qualcosa che non appunto, ho fatto, appunto, detto... altro che così, no? Certo. Non ha detto alle travegole, sì. Gian Gesù, non ha detto questo. Sì, però continua a dire io non ho detto niente di razzista. Ma nella sua testa è così, è un po' come Fonzi. Sì, però... Che non può dire a sbagliato. Quando Fonzi voleva chiedere scusa ma non ci riusciva. Non riusciva a dire sbagliato. Ma non ci riusciva. Detto ciò, tutti i nostri ragionamenti possono avere un senso, ma si fermano nel momento in cui nessuno c'ha se lui ti dice io non ho detto niente, e tu cosa gli dici? No, ma ecco, però qua ci sarà invece... la giustizia sportiva che dovrà prendere una decisione. Ma vedrai, no? Che verrà fuori che lui ha detto una parola e la traduzione sarà una parola in quel contesto non è una frase razzista. Vedrai che non può che venire fuori così alla fine. Quindi avrà la sua squalifica. Avrà la sua squalifica e speriamo che finisca come solamente lì. Come fa a essere? Ha detto una parola e non nella essere... sua testa? No, lui nella la sua parola testa, detta nella sua. Nella sua idea posso capire che lui pensi nell'idea questo, di Spalletti, ma... cosa vuoi che gli abbia detto a Spalletti? Cosa vuoi che gli abbia detto, no, per dire così? Le aveva detto, capito. Sì mister, mi è scappata quella parola, ma mica volevo, mica voi tenti razzista, che, non cioè, è una cosa frase ci aspettavamo razzista. Di sentire cosa vuoi che gli abbia detto a Spalletti? Cioè che dicesse a Cerbi un razzista, non penso, no? No, ma Spalletti però sta riportando quello che gli ha detto il giocatore. Sì, certo, però... Però Spalletti, scusami, ma Spalletti non può neanche uscire... Scusate, ma Spalletti non può neanche uscire allo scoperto, a meno che non sappia cose che noi ignoriamo totalmente, non può uscire allo scoperto dicendo non è successo niente. Non può farlo. Non ha detto non è successo niente. Punto.
Non ha detto questo. Mi risulta che non è successo niente. Ha detto in un modo molto arzigogolato alla Spalletti. No, non ha detto. Non ha detto quello. Non è successo non niente. Quello. Il giocatore mi ha detto che non ha detto frasi razziste o altre cose così. Così ha detto. Sì, lui dice mi ha detto. Non ha detto così, che non è successo Luca, niente. Luca, la frase non è successo niente non la dice nessuno. Perché qualcosa è successo, è ovvio. Però vi dicevo. No, la dice Acerbi. No, anche Spalletti. Acerbi ha appena detto, l'hai sentito, in campo si dicono tante cose, certo, poi rimangono lì. No. Beh, no, non è uno che difende, dice non ho fatto nulla, però, Cioè, anche perché ieri. Ma come no? Scusa. Ma scusa, ma prendi i primi 20 secondi della clip, dice questo. Scusa, ma, cioè, dice questo. No, non dice non ho fatto nulla. Non dice non ho fatto nulla, dai Luca. Dice non sono stato. Sì, tu dici. Cioè, allora un attimo. Luca dice: se dice che non è stato razzista, sta dicendo che non ha fatto niente. No, lui dice che ha detto qualche cosa, ma che non era una frase razzista. È una cosa completamente diversa. È un'interpretazione di Acerbi sbagliata. Vogliamo dirlo che è sbagliata. Ragazzi, ma cosa c'è da interpretare? Lui non capisco, Claudio, aiutami tu. Luca, tu prima non, probabilmente non eri ancora collegato con noi. Io ho detto: non vuoi passare per razzista, non dire quelle parole. Comunque, no, ho sentito. Mi sembra che questo. Scusami, adesso non voglio fare più facile di quello che è, però presumo che adesso chi dovrà indagare su questa cosa dirà a Juan Jesus: cosa ti ha detto? Esatto. Acerbi, cosa hai detto? Mettono insieme le cose, se coincidono arriviamo a una soluzione, okay. Se non coincidono qualcuno ed è l'unico bugia. Momento in cui devono però parlare. Poi come verrà diramata le eventuali due versioni se diverse ha detto, se ha detto quello che ha detto pagherà per quello che ha detto, prenderà una squalifica per quello che ha detto. No, però allora voglio uscire dall'equivoco. Acerbi andrà e dirà io ho detto negro ma non era razzista? Sì. Questo dirà Acerbi, sì, secondo te. Per me io non posso entrare nella e cosa testa, può aver detto? Quello. Non ho mai detto quella parola, non può dirlo. Non posso. Dai, fa una figuraccia. No, però nel senso, se invece uno dice... La mia risposta a te, Claudio, la domanda che hai fatto è che per, secondo me... Sì. Anche cioè, per me. Cioè dirà questa cosa, dirà... Anche per me. Siccome io non sono razzista e conosco Juan Jesus, mi è scappata questa cosa, ma per dargli fastidio, non per insultarlo... etnicamente, e quindi per me questo modo, nonostante usi una parola glottologicamente razzista, non è razzista. Punto. Questa è la questo è quello che ha scritto la Federcalcio. Questa sarà la versione finale. Secondo me, ribadisco, io poi non però poi a quel punto la giustizia sportiva cosa fa? Condanna. Se questa è la difesa, è una difesa che non sta nel cielo. Non esiste. Perché se dici una cosa del genere, per me devi essere punito esattamente. Ma è quello che sta dicendo, però. È quello che ha detto Spalletti. Se tu leggi. Fai leggere Spalletti cosa dice. Ma Spalletti non ha detto questo. Spalletti ha detto: il giocatore mi ha detto di non aver pronunciato una frase razzista nella testa di Acerbi, sbagliando lui dice non ho detto una frase razzista, no, però, scusami, mi è scappata una parola ma se gli è scappata la parola Spalletti non può dire quello che ha detto. Esatto. Spalletti entra anche nel merito e dice prima di giudicare pensateci bene, insomma Spalletti prende una posizione rispetto a quello che è successo, una posizione non deve di tutela al momento. Possiamo essere d'accordo sul fatto che non possiamo essere d'accordo, ma io ti sto riportando i fatti. Oggi Spalletti non ha detto, lui mi ha detto che non ha detto niente, punto. Questo è grave da Spalletti perché ha detto, quando è arrivato in nazionale Spalletti ha messo le regole, vi ricordate? Il codice etico. È stato il primo. Primo Prandelli. Sì. No, però anche io mi ricordo bene che Spalletti. Sì, ma il giocatore è tornato a casa. Il giocatore è tornato a casa. Però l'ultima frase del lungo discorso di Spalletti è equivoco. È equivoco. Se rileggi l'ultima frase all'inizio è quello che stiamo dicendo noi. È quello che stiamo dicendo noi. L'ultima frase. Vi rileggo Spalletti. Sì, dice l'ultima. Lui, Monblano dice. Ve lo leggo tutto. Monblano dice che devi leggere l'inizio, Martinelli. L'ultima, insomma. C'è un comunicato, dice Spalletti. Il mio pensiero era chiuso lì. Non vorrei mai trovarmi in questa posizione qui. Però noi abbiamo la responsabilità di uno sport importante per la nostra nazionale. Dobbiamo per forza agire mettendo a posto e chiarendo le cose. Per quello che mi ha detto Francesco, non è un episodio di razzismo quello che lui ha fatto. Non è un episodio di razzismo, sì, con la tesi sua, che è la mia, collima perfettamente. Aspetta, Leonardo, quello che lui ha fatto, leggila. Sì, quello che lui ha fatto. Leggila.
vuol per dire quello che mi ha detto Francesco, non è un episodio di razzismo. Metti sullo una schermo, cosa. Allora, non è un episodio di razzismo, quindi lui ha fatto qualcosa. Qualcosa ha fatto, ma loro lo interpretano, ma che lo non è razzismo. Lui dice qualcosa ha fatto, ma lo spirito di quel qualcosa non è razzismo. Esatto. Questo è quello che sto dicendo. Che è la nostra interpretazione. Vai avanti. Però vai avanti. È chiaro che non vorrei trovarmi in questa situazione e difendere i calciatori per cose che gli vengono attribuite gratuitamente. Beh, qua gratuitamente. Gratuitamente se non però, poteva risparmiare. Perché sta attaccando Wang Yi. Secondo me qui parla in generale. No, ma qui se l'è sbagliato a usare quel gratuitamente. Non può usarlo. Cioè lo usi un'altra non volta. Non può usarlo, uno che fa il codice etico. Non può farlo, deve dire aspettiamo la procura che faccia l'inchiesta e poi capiremo. Poi aggiunge, bisogna stare attenti ai nostri comportamenti, a tutto quello che diciamo, scusate perché si è ricaricata la pagina, a tutto quello che diciamo e facciamo, soprattutto quando facciamo parte della nazionale. Anche qui, però qua è più accusatorio, ragazzi, appunto è in controtendenza con quello che ha appena bisogna detto. Bisogna stare attenti. Oh, questo è Spalletti, non si capisce niente quando parla Spalletti. Dice una cosa, poi ne dice un'altra. Sembra il Conte Mascetti. No, appunto, ma quando è la supercazzola, altro che balle. Facciamo cacciare anche noi. Quando dice bisogna stare attenti, dice tutto. Ma prima ha detto che è stato gratuitamente accusato. Gratuitamente è pesantissimo. Parla in generale. Lì parla in generale. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Finisce dicendo è un dispiacere enorme andare a prendere decisione per questi episodi, anche quando denunciamo un episodio bisogna stare attenti se l'abbiamo subito in maniera clamorosa come poi è venuto fuori. Ma dai, qui non si capisce niente. Qua è maturato. Parla di chi? Qui parla di Wang Jesus. Wang Jesus. Qui prende le parti di Wang Jesus adesso. Prima gratuitamente, poi le parti di Wang Jesus, poi non è razzista, poi, poi siccome è nazionale è peggio che una. Ha fatto su un casino. Spalletti ha fatto su un casino in una frase, ha fatto un casino pazzesco. Non c'è niente. Pazzesco. Ecco, a maggior ragione volevo farvi vedere come il caso precedente che c'è stato in Serie B, siamo a dicembre 2020, Pisa-Chievo. 10 giornate di squalifica per la frase razzista pronunciata dal giocatore del Pisa Marconi contro il nigeriano del Chievo Obi. Cosa è successo? La procura apre un'inchiesta, Marconi si è sempre dichiarato innocente, come probabilmente farà anche Acerbi, ma il giudice sportivo lo ha condannato evidenziando la seguente frase nelle conclusioni della sentenza: il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, cioè è un po' sopra il fatto che sia probabilmente accaduto, ma inferiore al fatto che si escluda ogni ragionevole dubbio. Quindi cioè, è il contrario della penale. Dieci giornate di purtroppo ci lavoro dentro come a sta roba qua. I giudici, nella loro volontà di fare anche giurisprudenza, pur se noi non siamo nella common law, abbiamo un codice, però in Italia, nel nostro codice, che deriva da Napoleone, c'è la responsabilità per negligenza, imprudenza e imperizia, e poi c'è il dolo. Poi si sono inventati qualche anno fa una cosa che si chiama colpa grave, che non esiste, colpa grave, colpa lieve, non esiste, ma se la sono inventata, no? La Corte dei Conti fa solamente devi pagare solo se c'è la colpa grave. Ora che cosa si sono inventati i giudici negli ultimi 10 anni? Questa roba che è tremenda per chi deve decidere se transige una cosa rispetto alla sentenza. Si sono inventati la teoria del più probabile che non. Scritto, È questo qua. Io immagino che i giudici sportivi siano giudici che fanno quel lavoro. I giudici, penso, no? Non penso che sia uno come me fa il giudice sportivo. No. Sarà un giudice, certo. No? E allora è questo. Si chiama, non tutti, grazie a Dio, l'applica, ma c'è una certa corrente dei giudici, della magistratura, che si chiama
Più probabile che non. Ricorda un po' il fallo di mano in aria. Stavo per dire, è come il rigorometro. Scusate, quasi cioè, dice, io ti assicuro, no, siamo al 60-70%. A parte gli scherzi, io vi assicuro. Sì, un po', cioè non c'è da scherzare. No, no, che essere giudicati sulla base del più probabile che non è tremendo. Vero, certo. Vi auguro di non capitarci mai. Scusate, dentro. Ma la mia domanda è, la massima, c'è una massima pena stabilita? Per episodi così, 10 giornate, 20, non so, chiedo. Questo è stato il caso più eclatante. Poi, quindi non è un massimo, è stata una pena data. Non ci so, allora, ci fu un altro episodio la stagione scorsa, ha preso due mesi di squalifica Franco Lerda, allenatore della Pro Vercelli, per degli insulti considerati razzisti nei confronti di Shakir, attaccante del Renate. Però e anche lì è stato un caso diverso, perché è stata scelta la tempistica temporale, come accadde nell'aggressione Delio Rossi Ljajic, e non i turni di squalifica a livello di giornate, certo, come è accaduto con D'Aversa. Quindi un po' la casistica non c'è, se tu vuoi, perché la valutazione, no, per cui do 10, do 8, do 4. Nella valutazione in Inghilterra Evra Suarez fu quel caso, ovviamente, che non è... Sì. Il sistema Italia, però fu 8 giornate e fece molto scalpore, clamore. Però nella valutazione che condivido di Leonardo, cioè della totale follia di questo modo di giudicare. Però tra l'altro non è che tu dici, sai, è più probabile che sì piuttosto che no, quindi non è chiaro ed evidente errore, per usare il VAR. In Italia siamo in dubbio pro reo. In dubbio pro reo è il corpus, ragazzi, giuris, ma è la parola, civili, è una cosa che è un passo indietro, una pezza rispetto allo Stato garantista che siamo sempre stati. Esatto. Fino a prova contraria. No, ok. Esatto. Quindi stasera Mimmo Pesce poteva fare uno studio. 10 giornate tra Lerda, Shakira e in dubbio pro reo. 10 giornate per più sì che no, cioè non più sì che no, magari dici ne prendi 4, sì, 5, poi 10 vuol dire che se seguiamo questo filone ne prendi 25. Assomiglia a una sentenza turno. Che mi viene in cioè, mente, un girone d'andata, scusa, di già di che giusto? Ci siamo, una sentenza che mi viene in mente non poteva non sapere. Cioè sono questi nuovi nuove interpretazioni giurisprudenziali che poi il caso. Però Leonardo, concedimi questo. Ti pongo una domanda. Un attimo, qui siamo Nicolò. Vai Luca. Qui siamo, Leonardo, ho capito perfettamente il tuo ragionamento, tu lo affronti dove ci sono degli interessi, immagino anche in ballo finanziario di un certo tipo, eccetera, ma qui banalmente saremo, credo, la mia parola contro la tua, giusto? Sì. Cioè questo è lo scenario. Non credo, perché in realtà non è che uno ha detto l'altro, ci sono testimoni. Tu hai mentito, io ho mentito. Cioè in realtà qui sembra quasi che dicano sì, lui ha sbagliato, esagerato. Sì, è vero, l'ho detto, ma non l'ho detto quello. Cioè, secondo me, in questo momento Acerbi non c'è uno non dirà contro l'altro. Che l'ha detto. Però il caso Acerbi non dirà che l'ha detto. Il caso Marconi Obi, che è quello che ha fatto un po', se vogliamo, giurisprudenza in Italia, il caso più celebre in categorie più importanti in Serie B, andò diversamente, perché il Chievo denunciò Marconi, quindi poi fu aperta dalla Procura Federale un'istruttoria. Lo stesso giocatore Obi non fu tenero, tra virgolette, conciliante come è stato poi Juan Jesus nel post partita, ma rincarò la dose sui social nei giorni successivi, quindi la portata, il tenore della vicenda fu che il Chievo andò giù duro e poi ci fu tutto l'iter che poi portò alla squalifica. Però di 10 giornate. Qui oggi Napoli non ha fatto un comunicato come fece il Chievo. Capito. Però questo cambia le cose? Cioè il fatto che uno non so, accusi in maniera non più so, o meno non so se cambia siamo, le palese siamo sempre torniamo sempre all'inizio in un salotto di persone per bene con un certo livello non di cultura questo, quindi. Non questo evidentemente, infatti sto parlando in un se no avrei detto questo. Beh, fino alle 9 lo era. No, esatto, poi è andato tutto a schifio, ma probabilmente sì, cambierebbero le cose, ma è stato deciso che per evitare di fare figli e figliastri, che chiunque si potesse appellare al fatto ma io non l'ho detto in questo genere di distinguo non c'è, l'abbiamo detto. Però non c'è una casistica per cui tu dici hai fatto un insulto razzista, sono per forza 8, 10, 12, 15. Ecco perché ti dico, in quel caso il Chievo, tra virgolette, portando avanti la cosa, ha dato
sicuramente adito spinta, certo. E forza al fatto che poi ci fosse acclarata la colpevolezza di Marconi una pena molto dura. In questo caso, poi non lo so, magari domani Juan Jesus dirà qualcos'altro, magari il Napoli si esporrà diversamente, ma oggi il Napoli ha fatto un post in generale, diciamo siamo tutti fratelli del mondo, però il razzismo ma non è andato nel caso specifico. Il comportamento della società, in questo caso l'Inter naviga a vista, nel senso non ha preso una posizione. Beh, io credo che a sua volta il Napoli, né di difesa, il Napoli quello che ha fatto secondo me è perché ha parlato con Juan Jesus. Cioè non è andata piatta in stile Chievo perché ha parlato con Juan Jesus, cosa che evidentemente l'Inter non ha ancora fatto con Acerbi, o comunque non in maniera ufficiale. Totale, esatto, ufficiale. Io sono sicuro che poi figuriamoci, voglio dire, una società come il Napoli che non è conosciuta per passare tanto per il sottile o lasciar passare le cose, giusto? Sui social. Sì. Ecco, quindi se ha fatto un comunicato del genere, non dico all'acqua di rose, ma molto conciliante, è perché evidentemente ha parlato con Juan Jesus, che ha ribadito il suo atteggiamento che ha fatto vedere dopo il post partita. Sì, ecco, lo stile l'ha tenuto dall'inizio. Ecco perché rispetto alla domanda iniziale delle eventuali giornate di squalifica, secondo me sarà molto diverso. Io sinceramente non mi aspetto una maxi squalifica per Acerbi. D'altronde abbiamo visto anche da Versa, che ha dato una testata a un avversario, ha preso un 4. Ma oggi Nick, ho capito, però attenzione, perché è gravissimo l'insulto razzista. Però è peggio l'insulto o peggio uno che dà una testata? Cioè come uno che tenta di fare una rapina o uno che spara? Oggi il razzismo è sotto lente di ingrandimento ed è più grosso ed è più importante di qualsiasi cosa. Possiamo andare a tirare un calcio in faccia a uno. Non lo decido io, ma oggi tra un grave insulto razzista maggiormente oggi tra un grave insulto razzista e delle mani addosso, secondo me, non ho detto che per me è giusto, secondo me hai più squalifica per un insulto grave c'è un perché più grave il razzismo, scusatemi, come è giusto che sia, esatto, perché la testata di D'Aversa è un fatto tra una persona contro un'altra che ne ha le conseguenze, poi se vuole potrebbe chiedergli anche i danni in sede civile, ed è una cosa tra due. Il razzismo è una cosa che coinvolge il mondo intero, purtroppo abbiamo episodi continui di razzismo, abbiamo guerre per il razzismo, è chiaro che nel più piccolo il calcio, lo sport, cerca di combattere nel modo più aggressivo possibile il razzismo, ci sta. Allora, vi devo fermare un attimo perché devo andare in pubblicità, poi però parliamo anche di quello che sta succedendo alla Juventus, Vlahovic, Chiesa, Allegri, grandi segnali di nervosismo dopo la pubblicità.